Sovraffollamento, carenze igienico-sanitarie, mancanza di supporto psicologico e l'ormai conosciuta insufficienza di personale sono i mali che affliggono da troppo tempo il penitenziario salentino. Questa alle mie spalle è la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, un carcere che attualmente ospita oltre 1.600 detenuti a fronte di una capacità soltanto di 600 posti. A causa del sovraffollamento delle celle e delle condizioni disumane di reclusione nel carcere di Borgo San Nicola, 20 detenuti hanno quindi presentato ricorsi al Tribunale di Sorveglianza chiedendo all'amministrazione penitenziaria un risarcimento di 600 euro per ogni mese di reclusione. Il carcere di Lecce è al 17° posto nella graduatoria nazionale per sovraffollamento. I suicidi, le statistiche vengono aggiornate continuamente, ma quello che dovrebbe preoccupare è il clima di tensione e violenza che serpeggia nelle carceri, pronto ad esplodere in qualsiasi momento, e le prime avvisaglie sono le manifestazioni di protesta che hanno visto i detenuti sbattere violentemente le suppellettili contro le inferriate, a Lucera come a Foggia, a Brindisi e Bari, fino ad arrivare a Lecce. Oltre quel cancello, nel 2010 2 suicidi e 147 autolesionismi. Da anni si alzano denunce sulla situazione drammatica che si vive tra queste mura, da anni visite ufficiali e promesse delle istituzioni, ma la realtà oltre quel cancello non è mai cambiata, anzi è andata sempre più peggiorando. E allora a cosa servono i vertici, rassicurazioni, confronti con le organizzazioni sindacali e lettere da mandare a Roma, se poi alle parole non seguono i fatti? L'emergenza c'è da tempo, ma vissuta all'interno, in un luogo lontano dal centro di Lecce, dove la realtà scomoda è sotto gli occhi di pochi.